Ieri, 13 dicembre, l'ASD Città di Massafra ha organizzato una conferenza stampa per presentare il nuovo allenatore Giuseppe Giugliuli. Io mi aspetto di fare bene, ci metterò tutto l'impegno possibile affinché raggiunga l'obiettivo che la società mi ha prefissato. Che sarebbe? Di portare il Massafra più in alto possibile. Più di questo non posso dire, poi è il campo che deciderà se faremo bene o meno. Io mi auguro di sì perché ho visto da parte della squadra e della società un unico intento, quello di fare bene, ed è già una cosa importante. Già domenica avete la prima sfida contro il Crispiano che ha la voglia di conquistare punti. Sì, è logico che tutte le squadre che d'ora in avanti si affrontano, specialmente chi ha necessità di punti per andare avanti in classifica e per togliersi dalle paludi di un'eventuale retrocessione. Quindi d'ora in avanti diventerà tutto molto più complicato, più difficile, con i terreni pesanti. Poi da gennaio inizia un altro tipo di campionato, perché comunque parecchie società ho sentito che hanno fatto parecchi acquisti. Poi il campo dirà se hanno fatto degli acquisti meritevoli per migliorare la loro classifica oppure meno. Sì, in questa settimana c'è stato un avvicendamento alla guida tecnica della prima squadra, è stato esonerato dopo la partita persa al Locorotondo, ma ci tengo a sottolineare, non è questo il risultato scatenante della nostra decisione, quindi è stato esonerato mister Minosa e nella serata di ieri sera noi abbiamo raggiunto l'accordo con il nuovo allenatore che è stato presentato stasera ai tifosi, è il signor Giuseppe Giugliuli da Martina Franca, un allenatore di provata esperienza, ha vinto diversi campionati, non per ultimo quello a Martina Franca, portando la squadra dalla prima categoria al campionato di promozione. Al pari di altre figure e altri profili che si erano proposti, il mister Giugliuli si è dimostrato entusiasta di questa scelta, proprio per sottolineare, lo ripeto ancora, l'importanza che nel panorama calcistico provinciale per il momento, ma comunque regionale, Massafra ha e che noi dobbiamo a tutti i costi e in ogni modo difendere. Quindi al di là della situazione tecnica, la società è qui, diciamo, siamo pronti a continuare questo percorso che ci porti quanto prima, diciamo, nel campionato di promozione, quindi cercando di abbandonare quanto prima le sabbie mobili che adesso in questi campionati siamo costretti a calcare. Ci sono altre novità che avete annunciato stasera, come Turi che ha scelto di andare via. Sì, nel confronto che abbiamo avuto nello spogliatoio, nel momento in cui io martedì ho dovuto annunciare ai ragazzi la decisione della società, quindi in questo dibattito sono emerse alcune situazioni, sono state fatte alcune considerazioni e Nicola Turi ha chiesto espressamente di essere svincolato, non ceduto. Quindi al momento lui non fa parte né del Massafra né di altre compagini. Abbiamo cercato di farlo rientrare. Però probabilmente lui denunciava alcuni comportamenti, alcuni atteggiamenti che a suo parere hanno leso la sua persona, per cui ci ha chiesto questo passaggio, che noi al malincuore, ripeto al pari di quello del mister, abbiamo fatto, del quale ne abbiamo comunque preso atto, ripeto abbiamo seguito io stesso la messa in svincolo, nella speranza che magari lui adesso torni a capire che non è successo nulla, lo spogliatoio, i ragazzi sono con lui, noi non avevamo assolutamente previsto questo passaggio, però nel rispetto di quelle che sono le figure con cui noi abbiamo sempre lavorato, abbiamo dovuto a malincuore anche fare questo passaggio. Sì, domenica aspettiamo il Crispiano, una squadra che ha 5 punti, verrà a Massafra perché è alla ricerca
dei punti salvezza, sarà una bella battaglia, noi cercheremo di far la nostra la partita, l'appello affinché lo stadio sia sempre pieno, pur non avendo la tribuna, però ci accontentiamo e che dire, sempre forza Massafra.